Più di 150 artisti, tra cui icone della musica leggera come Paul McCartney, hanno firmato una lettera aperta al primo ministro britannico chiedendo al governo di cambiare il modo in cui vengono pagati i diritti dei musicisti quando la loro musica viene trasmessa in streaming online. La lettera è stata firmata anche da artisti minori. È stato davvero, davvero significativo che gli dei della musica siano usciti e abbiano detto quando è troppo è troppo. Penso che sia stato davvero significativo perché in precedenza la narrativa era sempre stata sono solo dei musicisti senza arte né parte, non hanno avuto successo. Le mie canzoni hanno oltre 100 milioni di visualizzazioni, il che significa che sono tra i primi 200 musicisti del paese. Insomma, gruppi famosi e meno sono d'accordo sul fatto che le case discografiche usino un modello economico sostanzialmente sbagliato. Quello che stanno dicendo in pratica è sì, abbiamo fatto molto bene per l'industria musicale, ma siamo molto preoccupati per la prossima generazione di musicisti perché semplicemente non stanno guadagnando abbastanza dallo streaming e questo è dovuto alla mancanza di lavoro dal vivo a causa della pandemia. E il peggio forse non è ancora del tutto passato.